La chiesa madre, poi dedicata a Sant'Andrea Apostolo, è una ricostruzione di un antico edificio, sorto probabilmente nel 1489. Essa fu utilizzata un tempo come antico luogo di sepoltura di sacerdoti e dotti clericali, dei quali ancora oggi si conserva memoria. Il campanile attuale risale presumibilmente al 1872. Esso fu ricostruito dopo il suo crollo avvenuto la notte del 16 ottobre 1819 su una casa adiacente di una famiglia modesta, la quale ne uscì incolume. Da quel momento venne proclamata festa grande in onore della Madonna. L'interno, sobrio ed elegante, ha pianta a croce latina. L'altare maggiore, di origine ottocentesca, è realizzato in locale pietralecchese ed è adornato con numerosi candelieri. La chiesa è impreziosita da bellissime statue di santi e madonne. Numerose altre statue e tele di natura religiosa la rendono un gioiello da scrutare in ogni suo particolare.